Super Truck. Ciao Amber, un altro giorno, un'altra emergenza? Sì, hai ragione Amber, ogni emergenza è ugualmente importante. Wow, guarda come va quell'auto! Dobbiamo fermarla! Jerry, Amber ha un'emergenza e non ha tempo di fermarsi. Puoi avvertire tu la super pattuglia? Ragazzi, c'è un'auto che supera i limiti di velocità in autostrada. È pericoloso, dovete fermarla. Cosa c'è, Hector? Quindi pensi che sia troppo freddo fuori e non vuoi andare? Su, Hector, siete una squadra. Matt pensa che tu sia un po' egoista, Hector, ma comunque lui e Frank possono gestire questo caso da soli. Cosa c'è, Frank? Pensi che l'intervento di un elicottero sarebbe utile dopo tutto? Beh, in questo caso abbiamo solo due opzioni. Chiedere di nuovo a Hector di unirsi a noi, oppure chiedere a Super Truck di aiutarci questa volta. Mi sembra un'ottima idea, Matt. Chiamiamo Super Truck. Carl, vedi il segnale? Qualcuno a Car City ha bisogno del tuo aiuto. Qual è il veicolo più adatto ad aiutare la super pattuglia a fermare l'auto in corsa, Super Truck? Ah, un elicottero! Bella pensata! Forza, Super Truck! Voliamo sull'autostrada! Guarda, Super Truck! Sono là! Ma sembra che siano troppo lenti! Presto, segui quella macchina! Grande, l'hai quasi raggiunta! Ma come la fermerai? Ah, hai un trucco speciale nella manica! Wow, Super Truck, è stato davvero impressionante! Super Truck, Matt e Frank sono davvero colpiti dal modo in cui li hai aiutati oggi! Ma sentono ancora la mancanza di... Hector! Hector è dispiaciuto per essere stato così egoista prima. D'ora in poi vi seguirà sempre quando riceverete una chiamata d'emergenza. Grazie ancora, Super Truck!
Non solo abbiamo catturato l'auto con guida pericolosa, ma abbiamo anche imparato quanto sia importante il lavoro di squadra e l'amicizia per avere successo. Ciao a tutti, amici! A presto! Ehi bambini, è ora di mostrare a Car City le vostre abilità acrobatiche. Baby Amber e Baby Francis, siete pronti ad eseguire le vostre acrobazie? Grandioso! Ok, Baby Amber, sei la prima. Al tuo posto, partenza, via! Wow, Baby Amber, è stato fantastico! Ok, Baby Francis, sei pronto per il tuo debutto negli show acrobatici? Ok, prenditi il tuo tempo e vai, Baby Francis! Oh no, Baby Francis! Dobbiamo chiedere aiuto al più presto prima che Baby Francis cada in acqua! Baby Francis, sai nuotare? Buona idea, Baby Amber! Andiamo a chiamare Super Truck, presto! Carl, devi venire subito! Baby Francis ha provato a fare un'acrobazia e ora è sul punto di cadere nel fiume! Ok, andiamo subito alla grotta! Quale trasformazione ti aiuterà a salvare Baby Francis dal cadere in acqua? Oh, è un'idea grandiosa, Carl! Trasformandoti in un hovercraft sarai abbastanza forte da acchiappare Baby Francis da sotto! Ok, Super Truck, andiamo a salvare dal fiume il povero Baby Francis! Spero davvero che Baby Francis sia ancora aggrappato a quella rampa! Andiamo, Super Truck! Resisti, Baby Francis! Super Truck è qui per salvarti! Oh no! Super Truck! La rampa si sta rompendo! Dobbiamo liberare Baby Francis da lì ora! Ok, Baby Francis, dovrai lasciarti andare dalla rampa ora. Tranquillo, Baby Francis, Super Truck è proprio sotto di te, ti prenderà. Baby Francis, stiamo finendo il tempo, devi saltare. Baby Francis, stai bene? Per fortuna!
Complimenti, Super Truck! E complimenti anche a te, Baby Francis! Sei stato molto coraggioso! Penso che sia stata la migliore acrobazia che Car City abbia mai visto! Non siete d'accordo, bambini? Amici, ci vediamo la prossima volta! Ciao! Super Truck! Ehi là, Ethan! Stai facendo rifornimento? Ma Ethan, non sei in ritardo per il tuo lavoro al cantiere? Aspetta, hai dimenticato... Oh no! Che disastro! Cosa faremo adesso? Non prendertela, Ethan! È stato un incidente! Ottima idea, Susie! Ci aiuterà Super Truck a sistemare questo disastro! Guarda, Carl! È il segnale dei fuochi d'artificio! Presto! Qualcuno ha bisogno di Super Truck! Wow! Wow, Carl, guardati! Sei una super autocisterna! Andiamo, Super Truck! La fuoriuscita si sta diffondendo! Meno male che sei qui! C'è stata una fuoriuscita di carburante e non sappiamo cosa fare! Giusto! Intanto chiudiamo la pompa! È stata un'ottima idea, Super Truck! Ora, Ethan, puoi spargere sul carburante la sabbia che hai nel cassone? Ottimo lavoro! La sabbia assorbirà il carburante in modo che smetta di spargersi. E ora che si fa? Certo, il tuo tubo! Puoi usarlo per aspirare la sabbia! Vediamolo! Wow, è sparito tutto! Ma cosa farai di tutta la sabbia? Ah, grande idea!
Ethan la porterà al cantiere e la smaltirà in un luogo adatto e sicuro. Ora puoi andare, Ethan. Ottimo lavoro, Super Truck! Hai salvato la situazione ancora una volta! Ehi, hai ragione, Susie! Dove sarà finito Super Truck? Arrivederci, Susie! Arrivederci, amici! A presto! Ehi, Matt! È una perfetta notte d'estate per osservare le stelle! Wow, c'è Rocky! Nello spazio il sole può essere ancora più luminoso di quanto sia qui sul pianeta Terra, quindi si protegge gli occhi con degli occhiali da sole. Dov'è Rocky ora? Ehi, c'è un UFO con degli alieni dentro! Rocky deve essersi spaventato e volato via! Eccolo, è rimasto senza carburante. Rischia di perdersi per sempre nello spazio. Ottima idea, Matt. Questo è un lavoro per Super Truck. Ehi, Carl! Oh? Oh, oh! Rocky è stato spaventato da alcuni alieni, è senza carburante e sta per perdersi nello spazio per sempre! Immagino che ci sia solo un veicolo che possa catturare un razzo. Ed è un altro razzo! Wow! Sei un super razzo! Oh, Bobo! Cinque, quattro, tre, due, uno, decollo! Vai, Super Truck, vai! Continua a cercare, Super Truck! Quelli sono gli alieni di cui Rocky aveva paura! Sii cauto, Super Truck! Ah, stavano solo cercando di aiutare Rocky, ma lui era troppo spaventato per ascoltarli! Rocky sta volando verso la cintura di asteroidi. Se arriva in quella zona rischia di essere fatto a pezzi. Non arrenderti, Super Truck. Oh no, non c'è molto tempo. L'hai trovato. Oh.
Ottima idea quella di dargli un po' del tuo carburante, così sarà in grado di tornare sulla Terra con te. Forza, Rocky! Il resto dipende da te. È ora di tornare a casa. Hai seguito tutto attraverso il telescopio, Matt. Sono quasi qui. Esatto, Matt. Anche un esperto come Rocky dovrebbe portare con sé le giuste riserve quando va in giro. È stata una fortuna che Super Truck fosse qui per salvarlo. Ciao a tutti! Super Truck! Buongiorno, amici! Vi state preparando per la grande festa a Car City di domani? Tutti parlano della pizza e delle ciambelle che farete. Cosa c'è che non va, Carrie? Oh no! Christopher sta mescolando l'impasto della pizza, ma non hai nessuno per mescolare la pastella della ciambella? È un peccato! Se solo avessi un altro camion in grado di mescolare come Christopher! È una grande idea, Christopher! Chiamiamo Super Truck in aiuto! Abbiamo bisogno di te, Carl! Come sai, domani ci sarà una grande festa per gli abitanti di Car City e Carrie e Carlo sono incaricati di fare pizza e ciambelle. Christopher mescolerà l'impasto della pizza, ma ci vuole qualcuno per mescolare l'impasto della ciambella. Puoi aiutarci? Grandioso! Forte! Un camion betoniera come Christopher! Fantastico, Super Truck! Sei pronto per salvare la situazione! Andiamo! Guardate ragazzi, Super Truck è qui per aiutarvi! L'impasto della pizza ha solo pochi ingredienti, ma guardate quanti sacchi di farina ci servono! Versiamo la farina nel tamburo di Christopher. Ora dobbiamo aggiungere dell'acqua. Frank è qui per aiutarci in questo.
Ora è il momento di mescolare l'impasto della ciambella, Super Truck. Ecco il mix per ciambelle ed ecco Frank con dell'acqua. Arrivederci, Frank. Grazie per l'aiuto. Ecco fatto, Super Truck. Il tamburo deve continuare a girare per lavorare l'impasto. Christopher, anche tu devi continuare a girare il tamburo. Non arrenderti. L'impasto della pizza deve essere mescolato a lungo. Oh no, cosa facciamo, Super Truck? Christopher si sta stancando. Balla, Christopher! La musica ti terrà sveglio e il movimento farà girare l'impasto. Ok, Christopher, puoi fermarti ora. Versa la tua pasta per pizza dentro queste teglie, per favore. Ottimo lavoro! Ora è il momento di fare le ciambelle. La pasta per ciambelle deve essere lavorata rapidamente, ma ci vorrà troppo tempo perché Kerry possa formare a mano tutte le ciambelle. Hai qualche idea, Super Truck? Le modelli tua macchina! Fantastico! È ora di glassare le ciambelle. Oh, hai paura che se rimani qua mentre Kerry le glassa, le mangeresti subito? Meglio che tu vada adesso, allora. Grazie per il tuo aiuto, Super Truck. Ci vediamo domani alla festa. Ciao!